Ciao a tutti, il video di oggi giace nel canale, è uno dei video che ho fatto nell'inizio, 8 anni, quasi 9 anni fa, che questo canale è stato creato quasi 9 anni fa. Comunque, il video di oggi è un riso che giace nel canale, però essendo un video molto antico ho deciso di rifarlo, così anche per chi non ha visto nel passato potrà vedere adesso. E che cosa li facciamo oggi? Oggi facciamo il riso in bianco alla brasiliana. Andiamo a vedere gli ingredienti. Ok, qua abbiamo l'olio, il riso già lavato e asciutto, sale e aglio. Io ho fatto 3 spicchi, lì sono mezzo chilo di riso, però voi mettete quanto vi pare. L'acqua già ho messo a bollire perché è meglio mettere con l'acqua già calda. Adesso vado lì direttamente alla pentola così potete vedere come faccio questo riso. Allora, la prima cosa metteremo l'olio. Io metto mezzo chilo di riso, io metto 3 cucchiai d'olio. Io misuro con il cucchiaio di legno. 1, 2 e 3. Fidati, non è tantissimo. Potete sempre mettere di meno, a gusto vostro. E adesso mettiamo il nostro olio già macinato. Io li schiaccio direttamente in uno schiacciatore, però voi potete anche fare a punta di coltello, per intenderci. Allora, non li faccio dorare, appena vedete un soffritto veloce veloce li mettiamo il riso, perché deve fare il seme, diventerà morettino il riso insieme all'aglio. Allora, noi li mescoliamo, non tantissimo, li mescolate adesso per amalgamare il riso con l'olio e l'aglio, e poi li lasceremo che continuano a diventare morettino da solo. Ogni tanto date una mescolatina. Perché sto facendo in questa pentola? Perché l'altro giorno ho fatto per zia e mi è piaciuto tantissimo fare nel wok. Il mio occhio è piccolino, come potete vedere, però è perfetto per fare questo tipo di riso, perché preferisco fare una pentola larga e alta. E niente, io li lascio così a fuoco medio. Ogni tanto date una mescolatina così non si brucia né il riso e né l'aglio. Ogni tanto le mescolate, e quando devo mettere il sale e l'acqua vi faccio vedere. Allora, praticamente il nostro riso è già diventato bello morettino. Vi faccio vedere da vicino, non so se si vede bene, però l'aglio insieme al riso è già arrivato a un punto preciso. Io metterò un mezzo cucchiaione, vuol dire un cucchiaio piatto di sale. Non tantissimo perché non serve. E adesso mettiamo l'acqua già, alziamo il fuoco e mettiamo l'acqua. Io ho messo 1 litro. Sicuramente servirà tutto il litro. Se poi vedete che servirà ancora, potete mettere un altro po'. Allora, basso totalmente il fuoco. Una leve mescolata così. Questo riso non va mescolato. Allora, metto il coperchio, però non totalmente chiuso, sennò viene fuori, fa la sfuma e viene fuori. Lasciate un pochettino così con il fuoco totalmente basso. Fra una decina di minuti li do una controllata per vedere se va bene l'acqua. Se vedo che va ancora un po' d'acqua, vi faccio sapere. Se no, sapete che è 1 litro di acqua per 500 grammi di riso, perché comunque lui cresce. Se vediamo fra un po', quando lui sarà quasi o totalmente pronto, così vi faccio sapere esattamente quanto tempo rimane in cottura. A dopo. Allora, non è un sufficiente 1 litro d'acqua. Come potete vedere, è già asciutto e non è ancora cotto.
E ho messo da scaldare un altro bicchiere d'acqua abbondante. Adesso con questo qua basterà a finire la cottura. Non è stato mai mescolato. Adesso che avete messo un altro po' d'acqua, se vi serve, date solo una aperturina così, vedete? Senza mescolarlo. Adesso quest'acqua sarà sufficiente per finire la cottura. Si vede la cottura compiuta. Allora, l'ho appena controllato e è pronto. Insieme a voi chiudo il fuoco. Prima il gas. Chiudiamo il fuoco insieme così potete vedere. Io ho controllato, peccato che non vi ho fatto vedere a voi il tempo. Io ho messo che era 23, era l'una e 23, adesso sono l'una. Aspettate. Vedete? Sono l'1:38, diciamo l'1:37. Praticamente sono 10 minuti, giusto? 10-11 minuti, se non sbaglio il conto. Comunque, è pronto. Io non l'impiatto perché questo riso ho fatto per zia, ma vi faccio vedere la pentola. Che pentola meravigliosa, bassan. Ecco, guardate che spettacolo, è pesante. Però, aspetta. Così vi faccio vedere quanto è bello soffice, guardate, non si attacca, vedete che spettacolo. Allora, perché ho fatto così tanto? Perché è un regalo a zia. Zia piace tanto questo riso che lei mangerebbe anche a colazione e di conseguenza ho deciso di fare, siccome abitavo troppo lontana da lei, le ho fatto tutta questa porzione così di congelarlo un po' e mano a mano lei se lo mangia. Sarà super felice perché gli piace veramente tanto, tanto, tanto questo riso. E questo foi il video di oggi. Mi auguro che vi piacerà, che lo fate, fatemelo sapere. Questo si chiama Riso e Arroz Carioca, perché è una forma che tante persone di Rio de Janeiro lo fanno. Per questo, chi vive in Rio de Janeiro è carioca, per questo riso carioca. E nella descrizione sarà riso in bianco alla brasiliana. Mi auguro che lo fate, fatemelo sapere. Questo potete mangiare con qualsiasi cosa, è buonissimo. E potete usare qualsiasi tipo di riso. Io sto usando quello riso a chicchi lungo, è preferibile. Però se non avete potete fare con un altro riso qualsiasi. E dovete stare attento solo al tempo di cottura, ok? Per oggi è tutto, un super bacione e alla prossima. Ciao!